Ci siamo, ecco qua, come potete vedere non c'è il mio bel faccione a farvi compagnia, ma c'è la schermata di Photoshop perché questa è una live disegnata. In ogni caso, un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere. Allora, salutiamo velocemente Nelson, oh Nelson è il primo che è venuto, sapete che ci sono già qua. Lo Sgorbio, Momo, un salutone Emiliano, Mr. Wu. Di Anime Technology, Andrea Cosimo, Ocrim 94, Salvatore Rizzu, Marta Lumina, Fabio Monteneri, Cla, ciao, Tatarosi Posi, Jaguara 93, Metatron 803, Simon Cohen, Nelson, ah, ok, sono quelli prima, che si sono ripetuti, e tanti, tanti altri. Ciao a tutti, tra l'altro. Ah, ecco, bravo, c'è cioè, The Roman Doctor Who che subito fa la domanda che. Tutti quanti appena hanno visto che nominavo quella persona si sono fatti. Tadarosi Posi. Ma che cazzo è successo con Cinciasan? C'è stato un puttiferio, Bonetti, ma pure citato a caso, cosa che normalmente non fa mai a riguardo della cosa. Comunque, salutone a tutti quanti. Datemi qualche suggerimento per il disegno. Ho bisogno del vostro suggerimento. Ai ai ai. Un cordiale saluto a voi dal vostro utente di YouTube qualunque, giustamente. Un salutone anche a F di Marte, tutto bene, F di Marte. Anzi, vi saluto dicendo: Ciao ragazzi, io sono il tizio qualunque di quartiere e parlo con la voce impostata, così almeno vengono più fighi i miei video di 4 minuti. Comunque, San Crispino 97, buon salve a Frankie nel Nerdcovo. An unpronounceable guy, vedo quanta bella gente. Luca Santiago. Io pensavo di essere una mosca bianca il fatto di starmene a casa il sabato sera. Invece vedo che non sono l'unico. Bene, bene, eccezionale veramente. Vabbè. No, vabbè, se voi non ne parliamo di quel discorso lì, ne parliamo poi un'altra volta. Però, boh, era mia curiosità. Comunque, datemi dei suggerimenti per i personaggi. Ah, Photoshop, io ho finito le 5 tavole dell'esame adesso. Mamma mia. Tra l'altro, oggi mi sono dedicato alla sperimentazione di programmi. Mi sono messo un pochettino con Paint Tool Sai, non tantissimo, ma tantissimo con Manga Studio. E appena mi prendo bene, faccio qualcosina con Manga Studio, perché Manga Studio è veramente figo, figo, figo. Disegna Superior Spider-Man. Ah. Disegna Superman. Mi devo riprendere dal film. Disegna Deadpool? No. Rocket Raccoon che non se lo fila nessuno. Ah. Tutti molto interessanti. Nightwing. Ah, sai che sono indeciso. No, Kick-Ass l'ho già fatto tempo fa. Un bel Loki. Carnage l'ho fatto nell'altra live, la penultima live, se guardi. Vediamo un po'. No, ma io mi ricordo. Ma poi a ne parliamo in privato, però credo che te sei incazzata parecchio. Cioè, poi dopo ne parliamo, dai. No, Deadpool no, vi prego, Deadpool no, me l'avete fatto odiare. A me stava simpatico Deadpool, il fanatismo di parecchi di voi me l'ha fatto odiare. Ah, Hellboy. Sono indeciso. Vabbè, ho capito, va. Vi prendo di sprovvista. Oh, ce n'è uno che ho visto che mi piace proprio tanto. Mi piace proprio tanto e lo faccio con molto piacere. Allora, vediamo se. Allora, facciamo così. Facciamo un 600 dpi, così siamo belli larghi. E facciamo che è una 3, però. Voilà. Arriva, eh? Eccoci qui. Pronti? Via!
Tanto, ogni tanto mi metto a leggervi. Strangers in the night. Strangers in the night. No, pennello di merda, già partiamo male. Pennello di merda! Allora, vediamo un po'. Che mi raccontate? Che fate? Cosa state facendo? Come vi preparate a questa bella estate? Qualche maturando? C'è qualche maturando qua tra voi? Fatemelo sapere. Ecco qua. Tanto i miei sono tornati da cena. Ok, allora vediamo un po' i vostri commenti. Il cane che cerca di sfondare la porta. Mica disegni col mouse? Oddio. Sì, disegno col mouse. Vabbè. Tizio, scusami, te lo giuro, lo so che è pesante, ma io Tizio Game sta bene, grazie. Poi Moon Knight. No, ho già scelto. Disegni Hercules della Dingo Picture, sì, sicuro. Ah no, ci vuole un po' per capire di chi si tratta. Anche perché è la versione a fumetti di un personaggio. Quindi presuppone che ce ne sia una versione per alcuni più famosa del personaggio non a fumetti. E quindi è. Se spulciate tra quelli che sono stati detti, forse potete arrivarci. Che cazzo sta facendo? Ma sono un deficiente, ho disegnato sul livello. No, sono proprio. Devo fare il livello nuovo. Scusate. Ah, oggi. Non so che cosa mi prenda. Vabbè. Assedio X è un maturando. Come sta andando? Come sta andando? Come fai a disegnare con il mouse? Io lo trovo scomodissimo, ma sono impedito anche a mano libera. Io preparo gli esami dell'università fino. No, non è il mouse, ragazzi, veramente non lo sapete. È la tavoletta grafica, vi prego. Ma sarà tipo la 143esima live che faccio usando la tavoletta grafica. Vabbè. Ok, facciamo un po' di sfondo, poi magari facciamo dopo meglio lo sfondo. Qua facciamo così. Voilà, ok. Poi dopo gli facciamo anche la giacca. Ok, va bene. No, ma Giaguaro ti ho già risposto. Tutto bene, io tizio, grazie. Allora, tizio, fammi gli auguri che domani comincio, lunedì che comincio lo stage. Dai, è tutta Minocchia 95. Come va su Monkey Island? L'ho messo un attimo in disparte, ragazzi. Allora, diciamolo così almeno non è che abbiamo tantissima voglia ultimamente di giocare al computer, sia io sia il signor Yotobi, più io. Il signor Yotobi delle sue partite in privato con gli amici se le fa. Io non tanta, onestamente. Se non vedete, cioè, la regola sarà sempre, non fate domande di cui potete darvi le risposte da sole. Perché non ci sono video su YoTizio? Perché non li stiamo facendo, semplice. E perché non li stiamo facendo? Perché non ne abbiamo voglia, altrettanto semplice. Quindi non fatevi.
non fatemi domande a cui potreste arrivare da soli alla risposta. Disegni con troppa abilità e velocità insieme mi confondi. No, vabbè, qua adesso è la bozza. Quindi non è che si possa dire che tutta questa abilità. Voglio arrivare un attimo alla figura, poi dopo facciamo un altro livello. Ok. Che tavoletta usi, una marca in particolare? Sì, uso una Wacom Cintiq da 12 pollici. Quella col monitor, quindi disegno direttamente sul monitor. Oh, signor Tizio, buonasera, sono arrivato adesso. Buonasera, signor Mister Atom 88. Tizio, come credi che riusciranno a gestire 5 villain e probabilmente stai in Amazing Spider-Man 2? Non li sapranno gestire. Infatti, secondo me, sono voci difficilmente possibili. Mi piacerebbe, ma no, non credo. È un personaggio di DC o Marvel? Nessuna delle due. Che set di pennelli usi? No, adesso nello specifico quelli base proprio. Di che marca è la tavoletta grafica? Colgo l'occasione per commentarmi con te per le tue doti artistiche. Ti ringrazio, è una Wacom. Nelle tavolette grafiche, ragazzi, è brutto dire, bisogna prendere la marca. Purtroppo per le tavolette grafiche l'unico standard è la Wacom. Le altre cose. Non volevo farti arrabbiare, sorry. No, no, non mi ero arrabbiato. Cosa ne pensi di Dargen D'Amico? E chi è Dargen D'Amico? Ah, ecco, ora mi è venuto in mente chi è quello che mi avete linkato. Allora, Ask, usatelo per farmi delle domande vere, non perché volete pubblicizzarvi o pubblicizzare qualcuno, allora mettete il link al video o mi chiedete, perché è il modo migliore per far indispettire una persona. Se io voglio sponsorizzare una persona, vi giuro che lo faccio. Vi giuro che lo faccio. Comunque non so chi sia perché non ho guardato il video. Ma secondo te l'influenza del Flash ha cambiato il coso del fu? Ah, ok, vabbè. Non è il boy. Puoi dire che tavoletta usi? Ne voglio prendere anch'io una. Questa è un po' caruzza, caro Moto Gamer. È una Wacom Cintiq, scritto Cintiq con la Q finale. Tizio, farai uno special anche su Wolverine prima e dopo il film? Ma prima di. No, ho fatto un focus on già su Wolverine e quello secondo me è valido come. Scusate, intanto magari disegno anche come il meglio di Wolverine e poi magari parlerò del film, ma non è che farò di nuovo uno speciale. Però vorrei fare uno speciale su c'è una top 10 delle storie dell'Uomo Ragno che mi sono piaciute di più. Quello sì, lo vorrei fare. Allora, adesso una volta che ho fatto la bozza, coloro il tratto di azzurro. In modo che non mi dia fastidio per fare il livello dopo. Che non è ancora quello definitivo, però già ci avviciniamo. Vediamo un po' i vostri commenti. Tizio, che ne pensi dei manga? Che sono fumetti? Cosa posso pensare? Dipende da manga a manga. E della Dark Horse Comics? No. No, in realtà costa meno quella lì, quella che ho io, MotoGamer. Quella che ho io di listino costa 900 euro, però io l'ho presa usata a molto meno. Che ne pensi di Man of Steel? Che ne ho fatto un video.
di 40 minuti, altrimenti se avete problemi di tempo andate a quello di Caverna di Platone che ne mette molto meno ed è anche molto più simpatico. Proprio c'ha la simpatia che gli sprezza tutti i pori. Comunque. New York, New York. E nascono messa d'amore, tu chiamami, no? Ok, la maglia e la facciamo così, perché mi piace col collo così. Allora, poi così, poi così, poi così. Ok. Ok. Ok, qua facciamo la scarpa, qua la mano. Qua l'altra mano con in mano un'accetta, un po' giù di lì. Vabbè, lo sfondo non glielo faccio. Ok. Allora, per chi me lo chiedesse, è Rick Grimes di The Walking Dead nella versione del fumetto, quindi nella versione di Charlie Adlard. Ma guarda che Dargen D'Amico non ha assolutamente bisogno della tua sponsorizzazione. Ah, la musica che fa adesso a me. Fa schifo, ma inizio anni 2000 è indubbiamente uno dei migliori rapper italiani. Ancora meglio allora. Ancora meglio, no? Non credete? No, non credo, io non credo neanche che questo ragazzo, non so neanche chi sia onestamente, abbia fatto questa cosa qua. Sono gli altri che la fanno, non mi permetterei mai di dirlo della persona nello specifico. Hai la versione originale di Photoshop? Sì. Ma anche disegnando a mano libera, a mano prima di arrivare alla figura finale ci sono tutti questi passaggi? Beh, dipende da disegnatore a disegnatore, c'è chi ci arriva prima, chi arriva dopo. Boh. Quindi abbiamo capito che è un rapper. Ok, buono a sapersi. Allora, chi mi ha chiesto un particolare sul disegno che sto facendo? Lo sto facendo perché non vorrei evitare spoiler, quindi se magari li evitate anche voi, che dite? Allora, adesso zoomiamo, togliamo questo qua. Poi facciamo che questo Command U diventa anche questo azzurro. Zoomiamo ancora.
Facciamo la gomma un attimo più piccola. Okay, togliamo un attimo sotto, ok. Come potrete forse vedere, o forse no, non lo so, forse si vede meglio così. Sto usando un pennello un pochettino, sporco nel tratto, vedete che è un po' frastagliato. Perché mi dà un'idea maggiore di carta, cioè come se stessi lavorando su un tipo particolare di carta. Mi piace molto il risultato e quindi ecco spiegato il motivo. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Lo colori anche il disegno, comunque ci stai mettendo molto meno di quello che pensavo, sei bravissimo, ti ringrazio. Non so se lo colorerò, però, boh. Devo vedere. Disegni anche lì, Everett. No, no, non... come mai vi è odio tra te e Caverna di Platone? No, non c'è odio. Sono io che sono nei suoi pensieri, lui mica nei miei. L'odio è una brutta cosa, non si riserva quasi a nessuno. Quasi. No, poi adesso battuta a parte, era pure divertente. Cioè, concordo su tutto quello che ha detto in quel video lì, nell'ultimo di Superman. Quindi alla fine ci può anche stare la frecciatina. Tizio, ma avevi detto che c'era anche io, Toby? Sì, arriva, arriva. Tu rimani che arriva. Qual è il tuo supereroe preferito? L'uomo ragno. È super cattivo? Magneto. È pre-incidente, caro Alessio. Tizio, il PC Touch, secondo te è inutile acquistare una tavoletta grafica o più comoda? Assolutamente la tavoletta grafica va presa lo stesso perché non so se i monitor touch abbiano anche il sensore di pressione, cioè che riescono a capire se tu il tratto lo stai facendo leggero o pesante. Non uso il mouse, uso la tavoletta grafica. Ma ci ho fatto pure un capodanno col signor Bonetti. Sono anche lui, sempre nei suoi pensieri. Però di essere i pensieri di Bonetti sono quasi con te, quasi. Un po' mi preoccupa.
Farò da testimone di nozze al signor Bonetti, quasi sicuro. Ok, vediamo un po'. Tanto volevo ringraziarvi perché siete tantissimi per essere sabato sera, cioè, mamma mia. Allora, che cosa mi consigli, Bamboo? Linkling o Intuos? Linkling non è una tavoletta, è un supporto per i fogli di carta, quindi lasciamolo perdere. La Intuos è una bella tavoletta per chi è già un po' più avanzato. Per iniziare, assolutamente la Bambù. Io la Bambù l'ho tenuta fino a un anno fa e mi trovo benissimo e l'ho usata per tanti anni. Farai un Draw My Life? Non lo so, non lo so. Penso di no comunque. Tizio, mi potresti salutare? Ciao, Jerry the Master Gamer. Un salutone anche ad Unpronounceable Guy che vive a Praga. Come tratto sembra molto corto maltese, magari. Tizio, cosa ne pensi del 3DS? Che ce l'ho e mi diverto tantissimo. Con la mia ragazza ci spacchiamo a Tekken Tag. No, Tekken Tag, ciao, Tekken Prime, insomma. Tizio, vuoi vedere che Wolverine zitto zitto 4-4 sarà il miglior cinefumetto di questa stagione estiva? Io ne sono convinto. Guarda, non lo dico per scaramanzia, perché io lo pensavo già di Superman e poi ci sono rimasto male. Quindi per scaramanzia non lo dico, però, ecco. Qualcuno mi ha detto senza barba è un po' nudo Rick Grimes, allora facciamoci anche la barba e la facciamo in un altro livello, toh, guarda lì. Voilà, la facciamo un pochettino più, ecco qua, così è barba di 3 giorni invece di due, cioè invece di quattro. Mi piace sto pennello, devo dire che mi trovo meglio di quanto. Poi. Sembra Nico Belli. Cioè, un pochettino, sì. Tizio, com'è la Bambù Manga secondo te? Non sapevo neanche che esistesse, quindi figurati. Rimanendo in tema con il disegno, cosa hai pensato della seconda parte di stagione di The Walking Dead che l'hanno sminchiata? Che la terza stagione era partita benissimo e poi l'hanno un po'. Boh, non mi è piaciuto. Tizio, farai ancora live su Twitch? Erano epiche. Una ne ho fatta, come erano epiche? Una sola ne ho fatta di mezz'ora. Tizio, cosa disegnavi quando eri piccolo? È quello che disegno adesso, l'uomo ragno.
Hai giocato a Deadpool? Il prossimo che lo richiede lo caccio a pedate. Basta. Me l'avete fatto odiare. Le tue aspettative su Arkham Origins? Altissime, altissime, anche se ci sono tanti ma. Ciao ad Andres Super Juve 23. Un salutone, ciao Garo, ciao Garo, ciao Garo. Ciao Francesco, sono a casa che vomito, grazie per la compagnia. Un salutone ad 88 Ferro che ha fatto una bella, 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 bella recensione assolutamente per nulla ironica dell'Uomo d'Acciaio. Andatela a vedere. Andatela a vedere davvero questa, non come quella di Ricav cioè... Sto scherzando. No, che poi ci crede. Allora. No, invece no, non scherzavo sotto a Totto Ferro, è veramente bravo. È uno di quelli che ascolto più volentieri. Arrivo, scusate. Beh, anche se lascia un po' sminchia, chi se ne frega. Esco l'ultima mano. Sì, ne farò almeno un altro di disegno. Tizio, comunque volevo ringraziarti per il periodo più che prolifico di video. Complimenti, non sono sarcastico, grazie mille perché è un periodo in cui ho voglia di farne, quindi li faccio. Allora, cosa ne pensi di Age of Ultron? Bruttina, bruttina e fuori tempo massimo. Poi, no, adesso ingrandisco io, scusate, se almeno vedete meglio. Adesso do ancora un'altra mano di inchiostro. Facciamo un po' di neri. E usiamo il pennello ancora un po' più grande. No, che cazzo, sta facendo?
nessuno che ha riconosciuto la canzone. Vabbè. Vabbè, allora qua facciamo un po' più così, un po' più così. Ok. Allora, intanto mi è arrivato adesso un messaggio della signora qualunque che sta facendo la notte bianca. Cose alquanto amene. Comunque, andiamo un po'. No, fa il contrario. Facciamo così. Ok. Ora facciamo un tono grigio e lo facciamo però leggermente sfumato, sfumacchiato, tipo questo. Facciamo anche un bel moltiplica. Prima leggiamo un po' cosa mi dovete dire. Cosa ne pensi di Casa Mariotti? Non ne ho la più pallida idea. In un video di San Severino hai fatto la parte in cui disegnavi Spider-Man, ma come diavolo la tieni quella matita? La tengo così, purtroppo. Purtroppo è così. Tizio, perché non scrivi più sul tuo blog? Perché adesso utilizzo un altro blog che è su Fanpage. L'ho linkato nella mia pagina fan, quindi andatelo a vedere. Tizio, il fumetto lo preferisci a colori o in bianco e nero? Dipende dal fumetto, ci sono alcune cose che vanno fatte in bianco e nero e altre che vanno fatte a colori. Tizio, il dito è aberrante, hai ragione, dopo lo metto a posto. Cosa ne pensi della dubstep? Boh, dipende, alcune cose fighe, altre meno. La mano destra è troppo grande, avete ragione. Au, cos'è? Ah, Age of Ultron, ok. Sì, era utile per quello che succede dopo, ma non è proprio una bella storia, secondo me. Tizio, c'è stata una serie che dopo una carrellata di storie fantastiche ti ha deluso profondamente, per me Ultimate Spider-Man, ma parecchie. Dopo ci disegni Joel di The Last of Us. Non l'ho giocato, The Last of Us. Minchia, ma voi tutto il primo giorno vi comprate, ma c'avete proprio il portafoglio a fisarmonica. Vediamo un po'. Film di fumetti meglio riuscito secondo te? Ce n'è tanti. Secondo me, quello forse è riuscito di più, forse Sin City, anche Il Cavaliere Oscuro.
se volessi leggere Spider-Man, il fumetto, da dove, come dovrei fare per iniziare? Vai in edicola e prendi il primo che c'è, e vale per tutti gli altri personaggi. Sì, c'è anche un problema di prospettiva nell'ascia, ragazzi, adesso le vedo tutte. Che ne pensi del primo numero dei nuovissimi X-Men? Ve ne parlerò a brevissimo, comunque positivo, proprio positivo. Che ne pensi di Caverna di Platone? Bravo, bravo ragazzo. Conosci le YouTube Poop? Sì, le conosco. Ah. Andiamo avanti e rifacciamo un pochettino di cose. Tipo. Vabbè, prima cancelliamo qua. Poi anche l'altra faccio, ve lo dico subito così almeno. Ma c'è il dito! Ho capito, l'altra la faccio adesso, un attimo. Ma c'è il dito un po'! Ho capito. Io ho dei problemi seri, con le mani, mamma mia. Schifezza. Senti, vaffanculo, facciamo il pugno e manata a secchi. Ah, brucia la tavoletta. Non è perfetto, però va bene così.
Vediamo un po' cosa ci dite, cosa mi dite, cosa ci diciamo tra di noi. Niente, è bloccato tutto, non mi vedo più. Non so perché non vi vedo più. È bloccato YouTube? Perché io non vedo niente. Che buffa sta cosa. Qualcuno su Twitter può darmi conferma che si vede ancora e che non è saltato tutto? Tanto io metto a posto un po' la mano se riesco. Ah. No, ok, perfetto, mi vi vedo. Ok, quindi adesso arriveranno, visto che è in ritardo, 3 secoli di, cioè 3 chilate di gente che mi dice si vede tutto. Vabbè, pazienza. Vediamo un po'. Un salutone ad Andrea Cosimo. Ciao Garo, ciao Garo, ciao Garo. Ok. Zoomolo. Facciamo anche un po' più scura l'ombra. Ok. Ancora una un po' più scura. Che è successo?
Mi dice che sono presentati dei problemi con la connessione di rete. Perfetto, quindi magari sto parlando da solo da 3 ore. Ma se vi può interessare siete sempre di più. Cioè voi pendite quanti ne rimarranno fino alla fine. Siete sempre di più. Mi sta stupendo la cosa. Buonasera Kai! Ah, ciao Kai. Tizio, mi spieghi perché se provo a fare dei personaggi dei fumetti americani o dei manga ci riesco bene, ma quando provo a disegnare quelli della Bonelli non riesco manco a fare il torso? Perché bisogna, prima di imparare a stilizzare, cioè a fare i personaggi che ne so, come... Cioè, insomma, prima di saper stilizzare, quindi il manga è uno stile, fare gli occhioni, bisogna prima sapere fare la struttura normale del corpo, quindi i Bonelli, per capirci. Se no... E un po' barare. Allora, adesso facciamo un altro livello. Vuoi dire che sono sti scarabocchi, ma non è importante che sono scarabocchi, bisogna soltanto dare l'idea. Un po' di... Facciamo così, soltanto per dare un po' di idea, e poi facciamo un po' così, un po' così. No, ho fatto male, però vabbè. E poi il colpo di grazia. Voilà. Ed ecco il risultato. Voilà. Questo è il risultato del mio Rick Grimes di The Walking Dead. Un po' scarabocchiato, ma è quello lo stile con cui viene disegnato attualmente, quindi io quello ho fatto.
Ultimo tocco. Voilà. Voilà. Nuovo giro, nuova corsa. Leggiamo un pochettino di vostri commenti, così scegliamo anche il secondo personaggio. Sì, poi li metterò da qualche parte. Yotobi arriva, non vi preoccupate, arriva, arriva. La macchia sul collo non ha molto senso di profondità, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Vabbè, in realtà la profondità qua, insomma, è un parolone parlare, però. Tizio, ma io volevo che disegnavi una motocicletta. Lo so. Che vuoi farci? Poi. Ma poi i disegni li stampi, li appendi da qualche parte? No, praticamente no. Grazie, grazie a tutti. Dai, suggerimenti, suggerimenti per il prossimo. Chamber 9, mai voluto il piede tagliato. Walter White. Nemesis, no. Qualcuno un po' più di classico, va. No, io nel fantasy sono una schiappa, faccio schifo. Lasciate perdere. È Apocalisse, mica Apocalisse. Detto niente. Venom. No, ho fatto l'altra volta Carnage, più o meno, dai. Ho scelto, ce n'è uno che non faccio da tanto tempo e che mi diverto tantissimo a fare. Quindi, mano ai pennelli. Questo si capirà abbastanza in fretta di chi è, quindi non so neanche a farvi l'indovina chi, perché tanto. No, fermi lì. Così ci siamo. Scusate un attimo. Non ti ho risposto subito perché sono in live. No, figurati. Ti senti anche metamondo adesso. Ok, ciao.
scusate, chiamate in famiglia. Il grande pufo, sì, ha detto bene chi è, chi, non so chi l'ha detto, è il grande pufo. E Maurizio Merluzzo si riconosce subito. Beh, la stazza più o meno, dai, ci siamo. Voilà. Quindi adesso, come al solito, voilà, aspettate un secondo. Vediamo i vostri commenti, vediamo i vostri commenti. Salutone Emiliano. E frusciante. Quello sono io dopo due piatti di spaghetti al sugo, vabbè. Che ne pensi del restyling di Hulk? Mi aspetto a pronunciarmi. Poi tra l'altro Hulk a me piace tantissimo disegnare proprio per la faccia un po' scimmiesca. Ok, le orecchiette. Allora, vediamo un po' i commenti, va. Scusatemi.
Silvio Berlusconi, sembra un cocio tra un Carlino incazzato e Homer. Ecco, ero convinto fosse il fenomeno. Hai disegnato Alan Moore quando si arrabbia. Il tank di Left 4 Dead. Tizio, perché non fai una rubrica in cui dai consigli agli aspiranti fumettisti? Ne parlo da troppo tempo. Ne parlo da troppo tempo. Dovrei farlo e basta. Non vi prometto più nulla perché poi non riesco a mantenere, quindi non vi... Mi piacerebbe, mettiamola così. I pantaloni li facciamo legati con una cordicina. Ah, che palle quando mi appoggio. Ok, facciamo i riflessi dei capelli. Voilà. Ma più forte Hulk o la cosona? Hulk. Ma Yotobi si sta facendo un bicchierino di grappa, secondo me arriva alle 2. No, no, arriva, arriva. Vi preoccupate che arriva. Io non ci credo, io veramente non ci credo. Questa la racconto. Cioè.
Appena arrivato da una serata con gli amici, cosa c'è di meglio di una live del nostro tizio qualunque? Dai, io tizio, ti adoro. Grazie, biciocotto. Oh, cacchio, ma c'era la puntata in Sogni Cronici di Condor. Io gli avevo pure detto che stavolta lo seguivo, ma sono dimenticato me e Barbino. Ma seguite entrambi, senti, quindi... Mi sono sempre chiesto perché Hulk non lo facciano pelato, sarebbe molto più cazzuto. Per un po' l'hanno fatto pelato. Pensi che in futuro ci sarà mai una possibilità di vedere la coppia Logan Jean Grey? Secondo te che tornerà mai in vita Jean? Lo spero, lo spero, lo spero, lo spero. Entrambe le cose. Cosa ne pensi del look di Ang Lee? Non mi è piaciuto per niente. Tizio, perché non metti il download dei tuoi disegni? Sono fantastici. Perché non mi piacciono. Vabbè, che volete fare? Poi, adesso facciamo un'altra cosa. Facciamo una colorazione un po'. Io me lo immagino più sul verde marcio. No. No, no. Sì, un po' più chiaro. Ok. Non starò nei contorni proprio bene, 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 perché non ci voglio. Voi fate finta che sto nei contorni bene, bene, bene. Oddio, ma stai passando sopra il trattore, come farà? Oddio! Beach, please. Credo sia l'ultimo disegno, poi Nan. Un po' di commenti e poi Nan. Vediamo un po'. Ma no, tu che c'entri? Fallo grigio, Hulk. No, no. Sì, no, li salvo tutti i lavori, non li salvo adesso solo per non farvi vedere tutto quello che c'è nel mio desktop, che sono un po' fatti miei. Poi, voglio tappezzarmi la camera con i miei disegni? No, per carità. Disegnerai mai il Batman di Adam West? Chi lo sa? Può darsi. Ma hai letto Poker con i supereroi? Sì. No, vabbè, anche se le fai le cose a cazzo ti escono di capolavoro. Insomma. Parolone, capolavori. Ripeto, non starò molto attento ai dettagli, eh. Portate pazienza, ma così. Oggi gioco così.
Sta colorando di rosa sopra Urco, ora come faremo? Sono una persona male. Ora. Spieghiamo un attimo cosa ho fatto. Allora, per dare il tono di ombra, ho messo un livello con proprietà multiplica di colore e ho dato le ombre con un azzurrino che praticamente si sposasse con i colori freddi dell'Hulk, cioè del verde e il viola. Quindi un livello sono le ombre e un livello è il colore piatto. Fatto altre volte, però ve lo spiego così. Poi per concludere potremmo fare facciamo un po' di tentativi così, no? Così no, così peggio che mai. Una cazzata. Les jeux sont faits.
Temo che voi non mi vediate più il monitor, ma che vediate soltanto. Così, senza motivo. Perché tutto funziona male? Perfetto, non so come mai, ma. Ok. Sono stati dei problemi con. Io vi vedo, voi mi vedete? Hai mai litigato con Yotobi? Sì, ho voglia. Però arriva, arriva. No, disegnare l'Hulkbuster adesso credo sia. Dai, ultimi. Sta saltando. Sta saltando, quindi i piedi sono dietro. Questo è il ginocchio, il piede in teoria sarebbe qua. E qua c'è l'altra gamba. Come se fosse così. Si vede lo schermo del PC. Si vede Photoshop, si spera. No, no, non condivido su Google Drive, mi spiace ragazzi. No, io veramente, ma c'è veramente qualcuno che ci ha creduto sulla roba di Karim? Cioè, vi prego, veramente? Io avevo ancora speranze nei confronti del genere umano. Ma raccontaci del litigio con gli Yotobi, no, ma neanche per idea. L'ultimo disegno, l'ultimissimo, l'ultimissimo. Proprio al volo, lo faccio. Non mi ci metto neanche particolarmente, più che altro uno sketch. Questo lo faccio proprio rapidissimo.
Adesso guarda, mi voglio quasi cronometrare, quasi, eh. Perché è facile, perché è un volto. Facile, sono più facili da fare. Circa. Oddio, mi sta esplodendo il computer in faccia, ve lo dico subito. Niente, non mi risponde più il Photoshop, fa un po' come vuole lui. Ok. Voilà, questo è proprio molto veloce, Zan zan. Sì, arriva anche Dario Mo, ci arriva tutti, arrivano tutti. Voilà! Ed ecco a voi il mio personalissimo Wolverine. Facciamoci magari anche qua.
Sì, poi. Vabbè, buttata un po' in caciara. Comunque, questa è la mia versione personalissima di Wolverine. Ok, spero che vi sia piaciuta, mi avete fatto compagnia in questa live. Non ho parlato tanto, devo essere sincero, ma perché mi concentro molto di più di quello che credessi nel disegnare. Sì, tra un po' arriva Stan Lee, il Papa, Topo Gigio. Vabbè, buonasera, Mr. Cleonard. Cos'è che voleva vedere Breluna? Non ho capito. Dove si vede quanti siamo? Lo vedo io e vi posso dire che siete tantissimi. Mi fa assurdo pensare che siete così tanti. Boh. Neanche 10 minuti. Grazie a chi ha quasi cronometrato perché. Ero curioso. Vabbè, ma con Wolverine mi è abbastanza facile. Poi l'ho appunto l'ho buttata molto in caciara. Ne faccio ancora un ultimo. Basta, mi rovino. L'ultimissimo. Anche qua lo butterò parecchio in caciara volutamente. Cioè farò un po' di scarabocchioli. Facciamo 22, 21. Via. Facciamo che mi cronometro io. Sono mezzanotte e 41. Affanculo. Se riesco a fare una roba. Cioè, ma poi è bello che mi cronometro come se stessi facendo delle cose decenti. Sono abbastanza bruttini questi ultimi, però vabbè. Senza neanche la bozza sotto, vaffanculo. Parto diretto con quello definito. Questi con Richard HTT abbiamo deciso di chiamarli i soggetti paraculo, cioè sono quei soggetti che ti vengono veloci, facili e dicono tutti quanti oh, che bravo, poi in realtà non è che sei bravo, semplicemente che hai capito cioè come farlo un soggetto in maniera molto veloce, allora. Fatto il ciuffo come Superman, però sti cazzi.
Meglio con la bocca aperta. Voilà. Sono mangiato un orecchio. Voilà. Perché strabico? Perché c'ha un occhio semichiuso e l'altro no. Che cacchio. Mica voi li aprite tutti uguali gli occhi. Tizio, non puoi continuare a dire l'ultimo, io mi devo svegliare alle 8. Ma è domenica domani, ragazzi. Ciao, le parole al vento. Ah, Albi, ciao, ciao, ciao. Va bene, finito qua. Direi che è finito qua. Grazie a tutti per la compagnia. Voilà. Sono dipendente dalle arachidi. Va bene. Mi faccio l'ultima scorsa di lettura. Il rosso è il mio colore preferito. Ci stava bene, però forse. Vabbè, vediamo un attimo.
cosa più così. Vabbè, pazienza. Vediamo ancora un attimo i vostri commenti. Ma è... allora io la canzone l'avevo fatta, però me l'ha rifiutata SoundCloud. Ti sei sfasciato il ginocchio, mi dispiace Luca, mi dispiace veramente. Sono contento di averti fatto, tra virgolette, felice, insomma, che ti abbia fatto compagnia. Io mi devo svegliare alle 5 per andare a vedere la Superbike. Ma va. Allora, a me sicuramente, sinceramente, piace di più ancora di più di tutti così, mi figuro. Vabbè, vi saluto. Per adesso è tutto. Ciao cari, ciao cari, ciao cari. Grazie a tutti della compagnia. Siete ancora in metà di mille, veramente. Numeri veramente altissimi. Ciao, 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 ciao